Ciao! Chuck si gira. Chuck, pronti? Ciacchissimo, ciao. Mancano 3 giorni a Pasqua. Oh! Che poi alla fine questo tempo non è proprio così brutto, C'è un cielo che è azzurrissimo. E poi anche quel fresco, non fresco, caldo. Non è bello, caldo. È caldo, fa freddo, poi dopo viene ancora freddo, poi un po' di caldo, ci si deve vestire a cipolla, a strati. Però è divertente, piuttosto che piova. Ma sì. Meglio così. Io tanto allora, le faccio vedere il tuo outfit. Sì, per te sei il solito che va. Ma sì, dai, faccio vedere. Questi uomini vanno subito dritti al dunque. Allora, ero un po' romantica io, stavo raccontando che mancano tre giorni a Pasqua. Ma cercavo di fare cose diverse, capito? Ah, ok, cioè subito anche così. L'effetto elicottero. Sì, l'hanno già visto, Benny, l'hanno già visto. Sì, okay. Dici che... L'hanno già visto anche quello che è scossa. Okay, allora, 3 giorni a Pasqua. Mm-hmm. Allora, dato che gli uomini sono così sintetici, andiamo subito al dunque. Allora, mancano 3 giorni a Pasqua e... Birbe prontissimo qua dentro e per tutti gli strati, piumette, piumini, piumoni, piumozzi, pantaloni, pantaloni, magliette, telomare. L'altro giorno ci hanno chiesto addirittura il telomare e via di costumi. Allora, vabbè, si vede che vanno al caldo, prendono... Dove vogliono loro, è vero. Sì, fanno l'equatore, che ne so io. No, basta che puoi fare le terme e uno fa... Ah, è vero, bravo, Benny, vedi che non ce l'ho arrivata. Sì. Allora, siccome stai facendo vedere il mio outfit, facciamo vedere sto pantalone new, appena arrivato. Yes. Allora, questo è un verde, si chiama verde muschio. Ok. Ed è un colore di gran tendenza, sta tornando moltissimo. Un pantalone così, è un pantalone sopra con la sua cinturina, con il suo gros, con la taschina, fai vedere bello. È da Ligio, quindi sono quei pantaloni che fanno le chiappe belle. Cosa ci vuoi fare? Pantalone della Ligio fa le chiappe belle. Semplice, giusto. Se ce l'hai brutto le chiappa, te la fa bella. E se ce l'hai bella, te la fa bella. Te la fa bellissima. Perfetto. Allora, questo qui è un pantalone a trombetta. Vedete come si apre in fondo? Sì. È un cotone, un drill di cotone, molto bello e impalpabile. Gli abbiamo messo la magliettina della Liu Zhou, ci sta, mezza manica, ma sopra c'ho il giubbino in drill di cotone, manichina tre quarti, che questo, chi ce l'ha e chi non ce l'ha è ora che ce l'abbia, perché questo qui è ogni il giubbino. Ogni anno lo fanno sempre più diverso, bello. Quest'anno l'hanno fatto di un colore bellissimo, io me lo aspettavo un pochino più corda e invece è un colore interessantissimo, molto tipo bello. Un colore rosso. Osso, sono zio osso, talco è più bello, color talco. Questo qui è il giubbino Kate, sempre della Liu Zhou, e sotto potete metterci, come vedete, una un attimo, okay. È un giubbettino elasticizzato con i suoi bottoncini, tac, e con questi sopra gli abiti, sopra le magliette, sopra dappertutto, dove volete, siamo vestiti caldini e comodi. Vieni un attimo con me, dai. Ti seguo, certo. Perché? Ah, beh, ma che ci dovevamo dire? Ma sono tornati i baralini. Sì, Perché chi negli anni 90 non seguiva la barale in televisione Buona Domenica e si metteva il... Sono tornati. Bello, bello. Anche della Liu Zhou, anche lui. Vieni con me. Ti seguo. Faccio vedere una cosetta, perché nel verde bosco, siccome queste sapete che adesso noi facciamo questi video, però non con dei cambi, ricambi, anche perché tutta la settimana vi riempiamo di informazioni, di messaggi, di foto, e allora dopo facciamo i video lunghissimi. Sì, sono anche, è un modo di fare anche due chiacchiere col cliente. Sì, 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 ma tanto loro lo sai cosa fanno, chiacchiere, le saltano, fanno zup, vanno avanti, vedono me e quando vedono le cose che cambiano loro fermano. Beh, però non è che forse non credo che gli stia sulle palle quello che gli diciamo, è che adesso è tutto così, tutto veloce. Allora, volevo dirvi, il verde muschio, cioè in tantissime proposte quest'anno, vedete? Questo è un abitino che prossimamente magari ve lo faccio vedere indossato. Appena ritornato, perché dovete sapere che lui è piaciuto già tantissimo. E voi direte, ma con sto freddo dove ci vanno? Ma che ne so, ognuno ha le sue esigenze, c'è anche quello. Ma perché c'è anche quella, giustamente, io le apprezzo moltissimo, quelle che dicono, oh ma io voglio comprarmi le cose per tempo, perché poi dopo a me mi piace di averle subito e poi anche che nessuno le ha già indossate. Bellissimo, è vero questo.
questo. Perché aspettare magari due mesi quando è caldo per mettersi il vestito? Te lo prendi adesso, non ha provato nessuno, bello, fa una piega. Poi anche perché ci sono le taglie. E volevo dire, questo abito qui è un abitino molto bello addosso. Vedete dietro com'è fatto? È tutto, ha tutto l'elastico, si chiama goffrato, è praticamente tutto arricciato, anche nelle manichine. Le manichine sono scese e ha la spallina a gioiello, è delizioso. Questo l'hai spoilerizzato e possibilmente... Ma lo faremo anche vedere addosso. Questo sembra un abito un pochino più gigio, ma invece è molto simpa anche lui. Sempre con questo è già bellissimo. È un bicolor, t-shirt sopra, cintura incorporata, cotone sotto, è leggermente a ballon nei fianchi, ha un longhetto, ma con lo spacco. Bello. Bello anche lui. Sempre il modo. Faccio vedere l'ultimo. Va bene. Faccio questo. Quello che piace a te. Fai l'ultimo, che elegantino. Questo. Sì, perché questo sono... prossima volta, e anche sì, perché quello c'è in tutti i colori. Questo è un altro abitino, sempre della Ligio, anche lui, con il collettino. Sono in ombra, mi vedi? No, benissimo. Con il collettino a giacca, vedete? Abbottonato a portafoglio, quindi si incrocia dentro, si incrocia fuori, con un po' di davanti di semi plissé, ma invece dietro è tutto dritto. È uno sfasato, mezza manichetta, addosso anche lui sembra un abitino sciocchino, e invece è carinissimo, molto romantico e femminile. Fortissima. Basta, io direi ma che... Ma ti manca una borsa da metterti addosso per far finta di... Ti posso fare vedere questa. Esatto. Ci sta? Stavo guardando perché non volevo fare una gaffa. Si chiama Satchel, mi sembra. Vabbè, questa qui è una piccola bag, piccola non è proprio così, è una bag, molto bon ton, molto per bene, della Liu Jiu anche lei, con col manico così, con le frappettine, ha anche la tracolla, credo, sì. Vero? Le doppie cerniere. Molto chic, può essere anche un tema elegante questo. Sì, molto carino questa. Assomigliano, come si chiamava una volta? Erano le Kelly? Sì, anche. Ok. E questa è molto bella. In questo colore qua, tortora, e anche in materiale saffiano, c'è anche la shopping. Ok, più pratica. Guarda che bella. Sì. Ed ha sempre il doppio manico, questa, la zip centrale, e c'ha i due manici con lei. E poi, vabbè, non ci dimentichiamo, perché questi ci dimentichiamo sempre, ci sono anche portafogli coordinati, sempre in saffiano e in tortora. Che non è poi il solito formato, è un bel... Questo è un bel formato, esatto, perché c'ha la cerniera da una parte, e poi dopo c'ha tutto porta tessere, è un gran bel portafoglio. Direi che ci sta. Ok, io direi che... Adesso facciamo. Cosa facciamo? Regaliamo le uova di Pasqua? Non regaliamo niente. Sono loro che devono portarci un regalo. Dai, noi li tratteremo bene alla cassa. Che esatto. Chi porta l'uovo? Esatto. Ma che uovo? No. Perché tanto noi non li mangiamo, c'è sempre a dieta. Ma è bello ricevere l'uovo. Vegetariani. Ma ricevere l'uovo è bellissimo. Intanto te sei un copione, perché io te l'ho chiesto l'uovo, ti ho detto ma quest'anno me lo regali l'uovo, dai, voilà. Va bene, dai, andiamo, buona Pasqua. Okay. Però prima di Pasqua magari fate un giretto qua, che ci fate un saluto, no? Cosa fa? Passano senza salutare la via Emilia? Non lo so io, se siete maleducati non andiamo in No, non sono così le nostre ragazze di birra. No, le nostre donne sono fantastiche. Sono fantastiche. Allora, buona Pasqua a tutte e ciao. Clicco, spingo. Spegni, ciao.